Ma buonasera a tutti, come stiamo? Una serata magica questa sera, dedicata a quello che io reputo il maestro della nostra vita. Vedo che siamo ancora un po' pochini, quindi aspettiamo un attimo che arrivino tutti ad agganciarsi a questa diretta. Siamo sia qui che su Facebook. Buonasera a tutti quanti, agli amici e a quelli che non conosco, e questa sera è dedicata a Cani e Gatti in Paradiso. Cani e Gatti in Paradiso perché fa parte della mia ricerca, del mio lavoro, le prove concrete, inopinabili della sopravvivenza dei nostri amici nell'aldilà. E questo è molto importante perché la loro funzione, il loro ruolo è da imparare, da sapere, e questo soprattutto è rivolto sia alle persone che hanno avuto cani, ma soprattutto alle persone che non li hanno avuti, a quelle persone che non comprendono, a quelle persone che non sanno. E quando tu non sai, non puoi neanche giudicare, non puoi dire, non puoi commentare, non puoi prendere in giro, non puoi fare nulla perché tu non sai e non ti si dà una colpa su questo, nel senso che è tutto dettato sempre dal vostro storico. Se avete avuto una famiglia, un padre e una madre che non volevano i cani in casa perché portano le malattie o la sporcizia o che cavolo ne so, è evidente che ovviamente voi siete cresciuti che i cani non c'entrano niente, oppure quelle altre persone che dicono che il cane si lo puoi avere solo se hai un giardino. Se non hai un giardino, il cane non lo puoi tenere. Sono delle eresie. Mi ricordo una volta una donna di Padova che aveva due ragazzini, voleva tanto prendere un cane per i loro ragazzini, ma mi scrisse: sai, vorrei tanto prenderlo, ma io abito in centro, ho un appartamento in centro di 100 metri quadri, non lo posso prendere, mi spiace molto, non ci ho più visto. L'ho ribaltata come una frittata, gli ho detto: adesso tu vai al canile, guardi quelle gabbie grandi 2 metri scarsi per uno di larghezza e guarda quei cani e immagina che quei cani, ma è così, stanno lì dentro sempre. Se gli va di fortuna, una volta alla settimana, mezz'ora, c'è qualche buon samaritano che lo prende e gli fa fare un giro nel cortiletto del canile. Fine, la loro vita è chiusa là dentro e se nessuno viene per portarlo via, la loro vita è chiusa là dentro. E tu mi vieni a dire che hai un appartamento di 100 metri quadri, l'ho ribaltata. Dopo un po' mi torna a scrivere: Marco, ti ringrazio infinitamente. Mi pare che il cane si chiamasse Otello, se vado a memoria, e mi disse: tu, abbiamo preso questo cane che era 8 anni chiuso in quella gabbia. 8 anni! Ha vissuto per altri 7 anni, più o meno, nella riconoscenza più totale. Sapete, la festa, la gioia, l'allegria, la fedeltà, l'amore incondizionato e il regalo più bello che potesse aver ricevuto, non solo lui, ma anche loro. Questo significa dialogare con cani e gatti in paradiso. Questo significa avere un cuore dedicato a qualcosa che è di più. Perché vedete, molte persone si reggono in equilibrio perché hanno un cane e hanno un gatto. Quelle persone a cui mancano degli affetti, quelle persone che magari sono incomprese, quelle persone che non hanno potuto avere figli, insomma, i motivi possono essere tanti. E quindi l'amore che riversano verso i loro cani, i loro gatti è immenso, è totale e ti assicuro che mi stai ascoltando, non ci saranno solamente quelli che avevano i cani con me stasera, ti assicuro che sono tutti amori pazzeschi.
E tante volte preferiscono loro agli esseri umani. Questo bisogna anche dirlo e bisogna anche ammetterlo. E allora questa sera dedichiamo, ho passato ore perché ho ricevuto più di 100 email con cani e gatti, qualcuno decoccio, perché c'è gente che è di coccio. Io sono qua da sola a fare questo lavoro. Mi mandano una foto di un cane senza il nome e cosa faccio? Cercasi disperatamente, niente, no, non me li mandano proprio, oppure mi mandano cani vivi. Eppure si intitola Cani e Gatti in Paradiso, oppure me li mandano su Telegram, cioè non hanno neanche la voglia, lo sforzino di leggere quelle 3 righe che uno scrive. È una cosa incredibile come siamo veramente leggeri e poco attenti a queste cose, senza pensare al lavoro che io ho dovuto fare praticamente tutto oggi per preparare questa presentazione fantastica di Cani e Gatti in Paradiso. Ma a questo punto entriamo nel vivo e andiamo a condividere lo schermo e a cominciare a vedere un po' di immagini, anche perché come dire, il senso di quello che io vi voglio far vedere è proprio legato alle prove dell'esistenza di cani e gatti in paradiso. Noi innanzitutto staremo insieme sempre, quindi ricordatevi che i cani e i gatti hanno un percorso uguale al nostro. Le anime sono diverse, nel senso che sono chiamate a grappoli, quindi c'è un insieme di cani che formano una grande anima, ma sono comunque i nostri cani. E questi cani si congiungono a noi e vivranno con noi per l'eternità, saranno sempre con noi. Beh, io lo so che questa unione magica è poco comprensibile a metà dell'umanità, ma io faccio parte dell'altra, quindi non è che ci interessa molto quello che possono pensare le persone. Ma voglio entrare subito nel merito parlandovi della mia prova della sopravvivenza dei cani e i gatti in paradiso. Questo che vedete è Pippo. Pippo è un meticcio che io ho trovato a Ibiza. Una mattina con la zampetta rotta in giardino, aveva poco meno di un anno, aveva scavalcato il muro di cinta, si era letteralmente buttato, come dire, prendimi, prendetemi. E Pippo è stato con me per qualcosa come 14 anni. Pippo ha vissuto quindi la maggior parte della sua vita a Ibiza e a un certo punto, dopo diciamo quasi 10 anni, arriva Perla. Perla è ovviamente, essendo femmina, il mio grande amore, pur volendo un bene incredibile anche a Pippo, e Perla mi accompagnerà fino al 27 novembre del 2017. Perché vi racconto questo fatto? Perché Pippo e Perla erano, ecco qui un amore inspiegabile tra me e Perla. Ho circa 3.500 foto di me e di Perla, ma è inutile che adesso facciamo queste ne ho scelte 4, 5, non di più, ma andiamo a vedere Pippo e Perla. Pippo e Perla diventano inseparabili. Qui vedete Pippo molto ingrassato perché era stato operato, gli avevano tagliato purtroppo i testicoli perché capita molto spesso che ai cani maschi possa arrivare un tumore. E questo creò ovviamente un ingrassamento. L'ingrassamento poi generò un'altra problematica che lo portò purtroppo alla sua fine. Qui sono felici che sgranocchiano un loro bastoncino e qui una loro vita da cani a Ibiza. E beh, insomma, questo mi sembra ovvio. E succede che nel 2010 praticamente tornando a praticamente si erano presi i due tendini delle zampe posteriori e non poteva più alzarsi. Questo per il peso eccessivo. Purtroppo non era operabile perché doveva perdere 5-6 kg, non si alzava, non poteva più far pipì, non poteva fare più niente, era disperato. Questa sua agonia è durata e purtroppo fine. A questo punto Perla rimane da sola e quindi si attacca ancora di più a me in modo proprio quasi morboso e anche lei
il 27 novembre del 2017, vi sto facendo ovviamente una sintesi, se ne va anche lei e contrariamente a quello che avevo fatto con Pippo, che non avevo il coraggio di tenerlo, feci una prova con me stesso di quelle micidiali e chi ha i cani e i gatti sa a cosa mi riferisco. Questa è la foto più tragica che io vi posso far vedere ed è la foto di io con il corpo di Perla dentro quella coperta. Sono in un campo, quel campo era il campo dove lei correva in maniera incredibile e praticamente la seppellisco lì. È stato veramente 27 novembre 2017. Adesso vado un attimo in interruzione di schermo perché vi racconto la prima esperienza di diciamo di testimonianza dell'aldilà. Perché? Perché il 27 novembre se ne va Perla, il 28 novembre arriva una mia amica medium che doveva incontrarsi con un'altra mia amica, io ero stravolto con le occhiaie, mi diceva: Marco, cos'è successo? E ti ricordi quella cagnolina che ero venuto a trovarti un mese fa? Ieri se n'è andata. E lei a un certo punto, stavamo prendendo un caffè, spalanca gli occhi e mi dice: Marco, c'è un cane giallo beige davanti a me. Lei non sapeva, figuratevi, era caduto 7 anni prima in Spagna, era Pippo, e mi sta facendo vedere la causa della sua morte. E in quel momento questa donna alza su le due braccia, le tira su e dice: Mi sta facendo vedere le zampe posteriori e mi sta dicendo che la causa della sua fine sulla terra sono queste due zampe posteriori. E io, sbigottito, la guardo e mi dice: Mi sta dicendo di dirti di non preoccuparti, che lui è lì che sta aspettando Perla, di non preoccuparsi, che ci penserà lui. Ecco, questo è stato il primo segnale, la prima verifica che io ho avuto della presenza dei cani in al di là. Voi potete immaginare la mia felicità perché, uno, Pippo che arriva che mi dice non ti preoccupare, due, che dialoga come un essere umano, tre, che fa vedere il motivo della sua dipartita che era la recisione delle due zampe posteriori, che non è una casistica così comune. Quattro, che sono io delegato a ricevere Perla, quindi il giorno dopo non era ancora arrivata, perché ci vuole un tempo, eccola che arriva e a questo punto io ero già felice, ok? Allora a questo punto cosa succede? Succede che vado avanti, quindi torniamo con la condivisione del nostro schermo e vediamo delle altre immagini. Andiamo a vedere che cosa succede con la mia Perla. La mia Perla. A un certo punto io vado a fare un corso di attitudine alla medianità dove c'è un esercizio che un ragazzo, una persona, si deve mettere una torcia sotto il viso al buio e deve immergersi completamente nella persona scomparsa. Gli altri rimangono fuori, che fanno davanti, che fanno delle foto e potrebbe essere che la figura, il viso, cambi qualche connotato, qualche piega, qualche smorfia e prenda quella della persona scomparsa. Si chiama trasfigurazione medianica. Mentre le persone fanno le foto a questo ragazzo che aveva un barbone ed era lì concentrato a pensare al suo babbo, a un certo punto viene una signora che mi dice: Marco, scusa, ma su questa barba di questo ragazzo io vedo una cagnolina bianca. Siete pronti? Regia, provo ad andare come si dice, in campo pieno. Vediamo se riusciamo a prendere. Vediamo. Si vede in campo pieno? Non sento nessuno. Vediamo se adesso qualcuno mi dice se si sente in campo pieno. Regia. Io sono in campo pieno, quindi non vedo nessuno. Ale? Ale, mi senti? Niente, qui non sento nessuno e quindi non capisco. Alessandro, mi senti? Boh, non si vede campo pieno. Ok, non metto campo pieno, io non sento più nessuno, non so neanche se sono in onda. Boh. Ok, andiamo avanti. Questa foto che vedete è Perla che sta, quindi non va in campo pieno. Ho capito che non va in campo pieno, d'accordo? Ecco che c'è Perla camminando
capovolta. Adesso vi faccio vedere un'altra foto pazzesca. L'avvicino, vedete il ragazzo con la barba, gli occhi chiusi e vedete capovolta Perla. Adesso prendo la foto e la capovolgo e vedete nitidamente la mia Perla. Non è sembra, potrebbe essere. Guardate questa comparazione che vi faccio e vi fa capire come Perla sia arrivata a trovarmi, come dire, guarda che io sono qua, sono sempre con te e guardate l'identicità. Vedete la cagnolina bianca con gli occhi tipici di Perla e qua la mia Perla. Ecco, questa è stata la seconda visita dall'aldilà e poi ce n'è una terza che però qui non vi faccio vedere attraverso il tavolino che la portò dopo circa 8 mesi. La mia mamma e il tavolino cominciò a scodinzolare e cominciò a comunicarmi, mi diceva che mi amava, che verrà lei a leccarmi sulla faccia quando io finirò i miei giorni su questo mondo. Insomma, è stata una cosa emozionante. Quindi loro ci sono di là, ci sono. E la cosa interessante è praticamente che è un mondo animale dove tutti sono obbligati a passarci, tutti. Quindi i nostri cari hanno come passaggio, le nostre persone a care che vanno di là, hanno come passaggio obbligatorio proprio la frequentazione del mondo dei cani, dove, attenzione, il linguaggio decade. Non c'è più bau bau, che cosa hai detto? Tutti ci capiamo, abbiamo una lingua universale tra tutti. E questo, secondo me, è bellissimo, tant'è che io al tavolino dialogai con Perla che parlava perfettamente italiano. Ok? Ovviamente qua c'è qualche caso di così come dire di questi meravigliosi animali. Pensate, questo bandit che è stato adottato per 4 volte, finalmente trova i suoi adorati, mai amato così tanto, un legame speciale con il suo papà, cioè quei rapporti proprio unici che solo chi ha i cani può comprendere. Ma a 15 anni muore lasciando tutti sgomenti e 2 giorni dopo, nella sua ciotola, che ovviamente non toccava più nessuno, appare questo schizzo di acqua fatto con sta faccina, vedete la bocca, gli occhi e il naso, la firma di Bandit. Tra l'altro adesso vi darò anche qualche tecnica per entrare in contatto con i vostri carissimi amici pelosi. Per esempio, una è questa. Prendete una tazza da caffè di metallo, ci mettete sul fondo un po' di acqua e scattate delle foto. Guardate qui che cosa è successo a questa foto dove praticamente è comparso il musetto di Vicky, che era la cagnolina scomparsa della sua padrona. Gli specchi sono molto spesso delle modalità di passaggio. Guardate per esempio quest'altra foto bellissima. Ci sono questi due cagnoni che stanno aspettando il loro padrone. Passa uno e fa una foto a questi due cagnoni perché sono simpatici. Chi poteva rendersi conto che nella stessa macchina ci sono la bellezza di altri 3 cani in astrale? Quindi voi potete non immaginare, ma sapere tranquillamente che i vostri amici sono sempre con voi, sono sempre con voi e io vi farò vedere anche delle altre immagini che vi dimostrano che i cani vi seguono in astrale ovunque voi andiate, fanno sempre gli stessi percorsi, è qualcosa di incredibile. Quindi abbiate certezza, non fede, che sono sempre con voi. Se voi avevate il cane che lo mettevate sempre nel bagagliaio, per dire, o di dietro, è ancora lì, guardate questa foto. È incredibile, ma è così. Credeteci, dovete solo crederci. Tra l'altro, tutto questo va anche per, come si dice, anche per, diciamo, gli animali più evoluti. In questo caso abbiamo un cavallo, Fontex. Fontex è un cavallo molto particolare perché ha vinto un sacco di gran premi, ha vissuto in una bellissima tenuta in Piemonte. E a un certo punto finisce la sua esistenza terrena e i proprietari decidono di fare un inventario
e diciamo, liberarsi di alcuni arredi che ritenevano non più interessanti da tenere alla tenuta, e quindi venne un'agenzia per fare le foto, per fare poi gli inventari e dare valorizzazione a questi oggetti. E mentre uno sta facendo una foto a questo specchio, si accorge che nello specchio sulla sinistra c'è un muso di cavallo che viene fuori. Adesso voi non lo vedete, ma io mi avvicino e ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Ditemi che lo vedete, questo cavallo meraviglioso che viene fuori dal nulla. E lui sa come farsi vedere. Guardate la comparazione di questa foto con Fontex. Vedi con la maschera? Guardate che meraviglia questa apparizione di questo cavallo nello specchio. Qualcosa di veramente fantastico. Andiamo avanti. Cani e gatti sono collegati a distanza. Possiamo ammettere che questi animali hanno veramente un sesto, settimo senso che si collega con il loro amato, tant'è che ci sono una infinità di storie di cani e gatti che percorrono centinaia e centinaia di chilometri per ritrovare il loro amato o la loro casa, ricordatevelo sempre. Anche qui c'è amore, grande amore, cane colpito da crepacuore per la perdita della sua compagna. Questo è successo in Inghilterra, questi due cagnoni sempre insieme e uno non ha sopportato la perdita dell'altro. Questo è molto importante. Qui abbiamo una mia amica che ha questo cane che si chiama Lucky, e facendo un esperimento con una ciotola, che è una delle tecniche che io spiego nei miei corsi di attitudine alla medianità, ha trovato il suo cane dentro la ciotola. Eccolo qua. Bisogna prendere una ciotola per cani, metterci uno specchio, vedete che c'è uno specchio qua intorno, riempire la ciotola di acqua, mettersi in una stanza buia, prendere due candele, specchiarsi la vostra faccia nello specchio qua nell'acqua, accendere due candele, muovere l'acqua e mentre l'acqua si muove farsi un autoscatto. Questa cosa viene meglio se lo fate in due. Guardate che cosa è accaduto, cioè il viso della persona praticamente viene trasmutato e diventa il nostro caro o un nostro parente o anche il nostro cane, come è accaduto qua. Ok? Questo tra l'altro è un fatto accaduto molto recentemente. Qui abbiamo un altro caso da un'altra mia cliente, questo meraviglioso cagnolino, esattamente con lo stesso identico procedimento, cioè la ciotola con l'acqua, tutto quanto, ed eccolo, guardate come viene fuori in maniera nitida. Vedete che c'è lo specchio dentro la ciotola. È un esercizio molto semplice. Procuratevi una ciotola per cani alta, dentro ci mettete uno specchio preso da Tigotà, lo riempite d'acqua fino a metà, prendete due candele bianche, le tenete in mano, andate in una stanza completamente scura, senza luce. Accendete le foto, le candele, mettete la vostra testa ad altezza per specchiarvi dentro lo specchio qua, e possibilmente sarebbe meglio un'altra persona che tiene le candele mentre voi muovete l'acqua con la mano e tirate via la mano, l'altro col telefono vi fa un po' di foto e guardate quello che succede. Ok? Allora, cari miei, questa è una serata un po', come dire, un po' struggente, perché io già ho fatto i miei pianti mettendo tutte le foto che tra poco vedremo. Però ricordatevi che loro sono veramente loro che foto, quindi per sorridere come reagisce un cane alla notizia che deve andare dal veterinario. Ed eccoci alla prima foto e adesso ne vediamo qualcuna che io ho preparato per voi. Ma dobbiamo andarci per forza? Ma mi sento benissimo. Ma veramente avrei già preso un impegno. Meno male che almeno questa veterinaria è carina. Meno male.
una tesi interminabile. Eccolo lì, il classico pavimento delle stanze di attesa dei veterinari. È incredibile. Beh, il paradiso degli animali esiste. Adesso vorrei farvi vedere, prima di farvi vedere un filmato che la regia adesso mi deve preparare, vorrei farvi vedere due libri che potete trovare facilmente e che sono di testimonianza molto importante per la sopravvivenza dei nostri cari. Il primo è questo. Anche gli animali vanno in paradiso. Storie di cani e di gatti oltre la vita. Questo è un libro meraviglioso, edizioni mediterranee, scritto da Stefano Apuzzo e Monica D'Ambrosio. Questo è un libro meraviglioso che vi veramente vi lava l'anima. Sono delle storie tutte realmente accadute, testimonianze pazzesche. L'altro libro che vi consiglio di leggere è questo. Gli animali hanno un'anima di Jean Prieur. Jean Prieur è uno dei più grandi ricercatori europei francese sulla sopravvivenza alla vita terrena, ovviamente da parte degli esseri umani, ma poi ha fatto anche una lunga ricerca. Questo è un librone bello, stupendo, da leggere, da gustarsi, sempre edizioni mediterranee. Gli animali hanno un'anima, Jean Prieur. Ecco, questo vuol dire fare documentazione, leggere e avere quelle contezze, si chiama contezza della sopravvivenza dei nostri cani, perché io vi assicuro che è un dolore indicibile, è qualcosa di pazzesco, che, come dirti, devi averlo avuto e soprattutto amato, perché tu possa capire quello che io sto dicendo. Osserviamo questo filmato insieme, godiamocelo in silenzio, per conto nostro. Sì, veramente qualcosa di gente e che, ripeto, i messaggi sono questi, poi ognuno deve fare la sua elaborazione di sentimento. Ma andiamo avanti perché abbiamo tante cose da vedere e a questo punto voglio farvi vedere con condivisione schermo un'altra simpatica comunicazione fatta dai nostri amati, ovvero quello che si chiama Lettera di un cane al suo padrone. Immaginiamo che abbiamo un cane che ci deve scrivere una lettera. Prima di partire per l'aldilà, prima di lasciarci, che tipo di lettera ci potrebbe scrivere? Che cosa potremmo ricevere noi da un cane come raccomandazione? Bene, vediamo un po' che lettera è arrivata. Caro padrone, si dovrebbero imparare delle cose ora che io me ne vado, come questa. Quando vai a casa, corri sempre per salutare i tuoi cari. Non perdere l'occasione di andare a fare una bella passeggiata. Fai che l'esperienza dell'aria fresca e il vento in faccia sia per te sempre un'estasi. Prenditi un pisolino e fai stretching prima di ripartire. Ti farà bene. Migliora la tua attenzione e permette alle persone di toccarti, accarezzarti, non sempre lì a grignare. Evita di mordere, perché vedi, un semplice ringhio sarà più che sufficiente. Nei giorni di sole, vai con la tua schiena sull'erba in un clima molto caldo, bevi molta acqua e quando sei felice, danza, muoviti, godi nella gioia semplice di una bella lunga passeggiata. Cerca di essere leale, padrone. Non finge di essere qualcosa che non sei. Se quello che vuoi è sepolto e ci credi, scava, scava finché non lo trovi. Quando qualcuno ha una brutta giornata in silenzio, siediti vicino e delicatamente fai sentire che ci sei. E ricordi sempre quello che io sentivo dire dalla tua cara nonnina, che il cane ha più amici perché muove di più la coda della lingua. Ciao. Eh sì, veramente molto bella. E allora andiamo avanti ancora a parlare dei nostri cani, perché i nostri cani sono un amore incondizionato, un amore che noi non possiamo,
comprendere fino in fondo perché ogni famiglia ha veramente il suo modo di interagire con i loro amati. Oh, vedete che c'è una predominanza di cani, ma questo vale anche per i gatti, eh? Poi ho ricevuto una marea di foto di gatti, quindi adesso le vedremo tutti insieme. E poi un amore incondizionato, guardate questo, che rapporto che c'è. E guardate questo peloso, che meraviglia. E questo che aspettano di entrare dai bambini malati, la foto più bella del mondo. Un amore incondizionato perché prima ti rubano il cuore e poi ti rubano il letto. E poi andiamo a vedere la foto in assoluto più bella che io abbia, che è questa. Poltrone sofà, artigiani della qualità. E voi osservate i musi da gnorri, così chiamati, sapete quelli che fanno finta di niente, dopo che hanno distrutto letteralmente il divano di casa, come dire, ma io passavo di qua in questo momento e questa è una foto per me fantastica. E allora, prima di passare alla, diciamo, alla presentazione dei nostri cani e gatti in paradiso, vi volevo ricordare che io sto preparando da mesi per il 28 e 29 di ottobre a Bellaria e Igea Marina. Non un corso, non un convegno, ma uno spettacolo vero e proprio, uno spettacolo che dura 2 giorni, emozionante, dove imparerai, dove ci saranno ospiti pazzeschi dal titolo Vite precedenti, il viaggio dell'anima. Qualcosa di spettacolare, una cosa importante, diciamo che la cosa più importante che ho creato fino ad oggi, e quindi è importante che voi, se volete, facciate parte. C'è una bella offerta fino al 30 aprile. Chiedo alla regia di mandare il minuto di promo di questo importantissimo appuntamento. Dottoressa Anna Tardioli. Enzo De Caro, attore e grande ricercatore spirituale. Dottor Piero Caldi Parisetti, medico e divulgatore della scienza dell'aldilà. Manuela Pompas, nota giornalista e formatrice. Nandra Schillirò, spiritual coach. Monica Puzzo, contattista angelica. Sonia Gabaldo, straordinaria medium. Enzo Parianotti, ideatore di Longevity. Tomasz Kocian, maestro di bagno di gong. Enrico Baccarini, giornalista e ricercatore. Alessandro Porcella, tastierista e compositore. Marco Cesati Cassino, scrittore e ricercatore e ideatore di questo straordinario evento. Igea Marina Bellaria, 28-29 ottobre 2023. Vite precedenti, il viaggio dell'anima. Andate su viaggioanima.it e troverete tutte le informazioni di questo bellissimo appuntamento. Detto questo, leggo del karma. No, i nostri cani non possono avere il karma umano, i nostri cani sono gli insegnanti dell'amore incondizionato. Ricordatevi che più di una volta io ho assistito a delle canalizzazioni dove la persona è arrivata in ritardo all'appuntamento, quindi nel frattempo erano arrivati altri nonni e via dicendo, perché doveva terminare una lezione dove in cattedra c'era un cane. Questo per dirvi che questi esseri sono inviati sulla Terra proprio per essere da maestri, per insegnare a noi umani la pazienza, la riconoscenza, la gioia, la semplicità, l'amore. Se voi fate un elenco di tutto quello che ci può insegnare un cane, un gatto, un cavallo, un delfino che sono all'ultimo stadio evolutivo dell'anima prima di diventare essere umano, capirete che il karma è qualcosa purtroppo legato al mondo duale, alla divisione degli opposti di cui noi siamo partecipi per apprendere questa nostra vita. Quindi il karma del cane no, si collega al destino della persona, quello sì. Quindi io ho un karma di credito, ho bisogno di bellezza, mi arriva un bel cane, capito?
capito? Oppure all'inverso, vorrei tanto un cane e rimango solo come un cane perché ho un karma di debito, per dire. Quindi tutto questo fa parte della costruzione dell'esperienza dell'essere umano. Allora, ancora una piccola promo per dirvi che se volete io ho preparato un piccolo cofanetto di regalo per Pasqua, regia puoi mandarlo, una cosa molto carina, HI Page Marco Cesati Cassini, è un cofanetto di regalo, se volete fare un regalo carino, è una novità assoluta, ne seguiranno delle altre, non vi dico niente cosa c'è dentro, è una sorpresa, però andate lì e vedrete tutto quello che riguarda questo pensiero. Allora, adesso andiamo a vedere a questo punto quello che è importante capire. Innanzitutto non dubitate, andiamo con le foto, non dubitate mai dell'amore dei vostri amati, mai. Dubitate magari di qualche altra figura, ma non di loro, perché proprio sono qualcosa di immutabile, meraviglioso. Lo so, questa foto l'ho messa perché io ho tripolato, non avete idea di quante volte io mi sono alzato da un ristorante non avete idea con quanta gente ho litigato per i miei cani, per la mia cagnolina, perché c'è un'esagerazione proprio all'opposto, le persone che non... Io questa scritta qua, i cani non sono i benvenuti, cioè... È una cosa che mi fa venire il vomito, capito? È una cosa terribile. Poi ultimamente le cose, grazie al cielo, sono migliorate, però qui ci sono un sacco di storie che adesso non c'è tempo perché devo farvi vedere talmente tante foto di cani e gatti in paradiso che dobbiamo andare veloci, però ci sono tutte testimonianze di animali in astrale che continuano ad apparire, a farsi vedere nei loro luoghi, ok? Noi lo sappiamo bene, solo chi ha vissuto con un cane può capire la gioia che si vive nell'averlo e il dolore che si prova nel perderlo. Ricordatevelo sempre. E stiamo per arrivare, quindi regia, stiamo pronti con la musica per andare a commentare questa sequenza commovente che io ho preparato per voi per salutare ancora una volta i nostri amici che ci hanno dato il massimo. Ma si vedevano le immagini? Perché vedo che sono qua senza le immagini. Regia? Tutto ok? Sì. Perché io vedo una foto di cani a forma di cuore. Ecco, adesso è arrivata. Perfetto. Allora, stavo dicendo che stiamo per partire. Figuratevi adesso nel farvele vedere. E quindi a questo punto parliamo a salutare ancora una volta, anche se non sono i vostri, guardiamoli tutti con grande amore, anche perché le foto sono bellissime. Io con il cuore in mano partecipo con voi a salutare tutti questi amici che, come già vi ho detto, vi stanno aspettando, non c'è la minimo dubbio, vi stanno aspettando nell'oltre. Attenzione, partiamo, vai! Lucky in paradiso. Lily in paradiso. Guardate che bella. Odi è in paradiso. Lily è in paradiso che ti aspetta. Thomas è in paradiso. Ciao Thomas. Remo è in paradiso. Argo è in paradiso. Leone è in paradiso. Lucky è in paradiso. Jasmine, guardate che muso che ha. Continua a avere quel muso in paradiso, su quel deserto. Non ha cambiato muso, è quello. Toffee,
guardate, che occhi, che sguardo fantastico. E tu? E tu, Thea? Ma quanto sei bella. Thea, sei bellissima. E stai correndo anche tu sul ponte dell'arcobaleno. E a un certo punto tirerai su le tue orecchie e dirai: sta arrivando, scusate, non posso più giocare, sta arrivando, corro da lui. Hannibal, paradiso. Ciao Hannibal. Sirius, guardate che pelo. Sirius, paradiso. Ah, paradiso. Olivia, paradiso. E loro? Susi e Pulce. Stesso padrone, stesso godimento. Ciao. Tigro, miele. Guardate che i gatti felici, nella loro casa, coccolati, amati, un equilibrio. Merlino, guardate che profilo fantastico. Merlino in paradiso. Cicciuzzo, mi manca un'orecchia. Cicciuzzo, sei bello lo stesso, sei in paradiso. Una padrona che ti ha chiamato Cicciuzzo, che si può dire? Ciao Cicciuzzo. Nina, guardate che meraviglia, di bianco e nero. Nina, vedete? Una giornata calda su un prato. Godetevi, eccola qua, felice, di niente. Vanessa, ma pensate questa che si chiama Vanessa, uno spettacolo. Vanessa in paradiso, che ti aspetta? Ciao Vanessa. Tabata, e questa che si chiama Tabata, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia con queste orecchie, che eleganza. Tabata. Tabata, paradiso. Timpi e Winnie. Timpi e Winnie sono in paradiso. E la vostra padrona vi ama tanto. E sarà felice di abbracciarvi. Marco, questo si chiama come me. Marco in paradiso. Un gatto che si chiama Marco. Un applauso al padrone o alla padrona. Marco in paradiso. Ciao Marco. Tyson e Kim, guardatevi, sono così attaccati che sembrano indivisibili. Se ne sono andati tutti e due e ora corrono contenti anche loro e aspettano i loro padroni. Tyson e Kim. Così come questa meraviglia, Kira. Kira in paradiso che ti aspetta. Ciao Kira, ciao meraviglia. Artù. Dopo Merlino, ovviamente, abbiamo un altro gatto che si chiama Artù, paradiso. Ciao Artù. Ci vediamo in paradiso, Artù. Whisky. Whisky in paradiso. Sei al mare? Sarai al mare anche di là. Sono sicuro. Bibol in paradiso. Bibol, ciao Bibol. E questo che si affaccia incuriosito. Ciao Pepe. Chi c'è? Chi c'è di là? Pepe, mi stai guardando così, vero? Come dalla fessura di una porta, Pepe? Cacao e Minù. Cacao e Minù. Due gattini meravigliosi in paradiso. Floppy. Ciao Floppy. Floppy in paradiso. Ciccia. La Cicciuzzo. La Ciccia. Ciccia in paradiso.
Maya, la nera. Maya in paradiso. Ciao Maya. Dolce, Gemma e Cali, tutti e tre insieme. Bellissima foto su sfondo nero di questi tre esseri meravigliosi che stanno ancora insieme di là e aspettano il loro padrone. Cocò in paradiso, simpatico Cocò. Cocò, aspettali che arriveranno, non ti preoccupare, prima o poi arriveranno. Argo e Fulla, tutte e due in paradiso. Qui sono sulla montagna, in alto, con un buon odore, e ora sono su altre montagne. In paradiso. Jerry in paradiso. Ciao Jerry. Kira. Kira in paradiso. Guardate che cagnona meravigliosa. Guardate che muso. Guardate che occhi che sprizzano bontà, tenerezza. Che dolori pazzeschi, dolori pazzeschi. Ma vi, grandi, piccoli, lunghi, corti, gli occhi dei cani parlano, parlano un linguaggio universale. Guardate, guardate che occhi. Ma vi in paradiso. Rocky e Lola. Ciao Rocky, ciao Lola. Siete bellissimi. Siete in paradiso. Io lo so, ci devono credere anche i tuoi genitori, i tuoi padroni. Nuvola, Nuvola con il suo preferito orsacchiottino. Tra l'altro, qua, se ben ricordo, la padrona mi ha raccontato un aneddoto molto bello dopo che Nuvola se n'è andata, che la gattina, non so se la gattina o il gatto, ha tirato fuori con i denti da un cassetto una rivista dove c'era questo cane, se ben ricordo. Lilli, eccola qua Lilli, che sembra un po' la mia perla. Lilli in paradiso, ciao Lilli. Ubo, belle orecchie Ubo. Ubo, sei stato bene, sei divertito, sei stato amato, ora stai in paradiso. Virgola e Miccia, anche loro, questo padrone. Fissi e Tata, gatti che stanno alla grande, coccolosi, paccioccosi. A Roma si direbbe chi li ammazza. Peggy in paradiso, ciao Peggy. Spillo in paradiso. Ciao Spillo, sei bellissimo Spillo. Aspetta la tua padrona che arriverà. Nikita, guardate che meraviglia. Che meraviglia di pelo. Un mazzo ad asciugarla, ragazzi, che non potete neanche immaginare. Dai due ai tre litri di shampoo. Spotti della mia amica Paola. Guardate che meraviglia, Spotti, insostituibile nel suo amore. Spotti in paradiso, lo sai che è in paradiso, lo sai che t'aspetta. Lucky, il nome più gettonato, Lucky in paradiso. Cori in paradiso, Cori. Ciao Cori. Anouk in paradiso. Corri Anouk, lo so che corri anche di là. Corri, corri Anouk. Zeus, guardatelo, paccioccone in un torrente. Che meraviglia! E tu sei in un torrente anche adesso. Un altro Lucky. Tra l'altro qui, ecco, qui abbiamo una casistica meravigliosa
l'ho messa una oltre dopo l'altra per gentile concessione della padrona. Osservate bene questo Lucky, e adesso vedete la padrona con un altro cane e Lucky in astrale lì dietro. Guardatelo, guardatelo e guardatelo. Questo è Lucky in astrale, vedete? Questo è Lucky in astrale, credeteci che ci sono, anche noi diventiamo così, anche noi, credeteci, punto e a capo. Ciccio, da Cicciuzzo a Ciccio, questo bellissimo gatto nero. Ciao Ciccio, ciao. Rius in paradiso. Ciao Brius. Leo, Leo in paradiso, bellissimo gatto. Ciao Leo. Luna, ciao Luna, Luna in paradiso. Un altro Leo, guardate che bello questo gatto tutto grigio. Veramente sono tutti uno più bello dell'altro. Fragolina, ciao Fragolina, quanto ci manchi Fragolina, ciao Fragolina. Fiocco, Fiocco in paradiso, ciao Fiocco. Snoopy, guardate anche questo, che fantastico questo, guardate questo velo incredibile. Non mi chiedete le razze perché per me sono tutti cane caris. Cane caris. Luna e Pensi in paradiso. Quanto mi mancate, Luna e Pensi. Quante ne abbiamo fatte insieme. Cari. Maggie. Maggie in paradiso. Ciao Maggie. Che è successo? Eccoci qua, andate via un attimo la linea. Molly, abbiamo quasi finito. Un altro Lucky. Ciao Lucky. Gilda e Venus. Lucky in paradiso, eccolo qua di nuovo col muso, vi ho fatto vedere prima, guardate che bello, qui è così che ci dovete credere, lo vedete? Lucky in paradiso ed eccolo lì che appare nella ciotola, capite? Penny in paradiso, ciao Penny, guardate che bella questa foto. Eggy in paradiso. Nairi in paradiso. Sulla neve qua. Raf in paradiso. Ciao Raf. Grande Raf. Axel, guardate che maestosità questo cane. Axel. Axel in paradiso, ciao meraviglia, ma quanta carne ti sei mangiato? Sibilla, Sibilla in paradiso, ciao Sibilla. Lucky e Lola in paradiso. Bibi e Piccia in paradiso. Bibi e Piccia. Tito in paradiso. Riso, Kira e Benji in paradiso. Guardate che queste tre sagome e sono tutte e tre in cielo. Guardate che meraviglie. Guardate.
E allora, arrivederci in paradiso. Arrivederci a tutti in paradiso. Vi abbracciamo tutti, tutti insieme. Vi abbracciamo tutti insieme e vi diciamo arrivederci. Guardate questa foto. Guardate che meraviglia. Ciao bambù. Ciao bambù. E questo che si chiama Enrico, ne vogliamo parlare? Prima c'era uno che si chiamava Marco e l'altro si chiama Enrico. Il mio fratello gemello si chiama Enrico. Ed eccoci qua. Aki in paradiso. E così abbiamo finito questa lunga presentazione. Io spero di aver dato così un gesto carino a tutti quanti. Sono sicuro che quando passava l'immagine del padrone si sarà sicuramente emozionato, commosso, piagnucolato. Il mio messaggio è questo, è chiaro, non dubitate, non dubitate, non dubitate. Cani e gatti in paradiso, ci sono, vi aspettano, non c'è nessun dubbio su questo, fate la vostra vita serena e se potete andate al canile e prendetene un altro, perché quelli, voi siete qua con me, domani fate le cose vostre, sono sempre chiusi in quelle gabbie e nessuno se ne cura, purtroppo, così è. E quindi si meritano anche loro il loro meritato premio, anche se durasse un anno solo, ma è giusto che anche loro abbiano un po' di gioia. Grazie per avermi seguito, è stata intensa, una bellissima ora, cani e gatti in paradiso, spero che siate tutti con me su Telegram, mi mancano 15 persone per arrivare a 10.000, ma faccio un po' fatica, questa fatidica soglia dei 10.000, 10.000 persone su Telegram, tutte le mattine alle 7 vi mando un vocale e quindi raggiungeremo presto 10.000. Poi se volete scrivermi, scrivetemi su scuoladeldestino@gmail.com e infine c'è il mio sito marcocesaticassin.com dove trovate tutti i miei corsi, tutti i miei appuntamenti da qui fino all'autunno. Quindi mi raccomando, andate a vedere. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, ciao a tutti i nostri cani e tutti i nostri gatti in paradiso. Ciao.